Benvenuti e benvenuti. L'argomento di stasera è il vero significato dell'iniziazione spirituale. Ho pensato di alla vigilia del prossimo corso discepoli che si terrà qui a Prabhupada Desh fra una settimana. Cade giusto, non avevamo programmato esattamente, ma ci cade giusto come preparazione al corso per chi è interessato a venire, già ci sono un po' di persone iscritte. Perché il vero significato? Perché spesso è frainteso questo argomento, cos'è l'iniziazione spirituale? Oggi viviamo in una società nella quale c'è, diciamo, facilmente si fa, possiamo dire, il commercio su qualsiasi cosa, no? Su qualsiasi cosa ci sono, quando c'è interesse in qualcosa subito si muovono energie, le persone, no? Propongono dei prodotti che alle volte non sono prodotti migliori, no? Un prodotto a successo subito arrivano altre persone, trovano, ti propongono un altro prodotto che costa un po' meno, cioè lo stesso prodotto ha un costo minore, no? Però magari la qualità del prodotto è diversa, è lo stesso all'esterno, ma poi è studiato in modo tale, perché la tendenza umana è così oggi, è una società che c'è molto il profitto, il centro, il profitto, l'interesse, il centro, piuttosto che il servizio al pubblico, il servizio al cittadino viene messo, cioè il servizio è offerto se porta del profitto, no? E allora anche nel campo spirituale, anche nel campo delle discipline spirituali, purtroppo avvengono anche queste cose. Ci sono persone che quando vedono che c'è interesse spirituale, allora propongono dei prodotti più facili o dei metodi più abbordabili per il pubblico. Però il fine può essere non così puro come lo è in origine, perché le discipline spirituali, i veri maestri, come Bhaktivedanta Swami Prabhupada, si muovono senza nessun interesse materiale, sono mossi unicamente dalla compassione, dall'interesse al bene della persona. Ma alle volte non tutti sono così. E tutti sappiamo cosa succede, abbiamo visto tante volte persone che sembravano grandi maestri, cioè, e poi dopo abbiamo visto altre cose. Mi fa venire in mente come quando abbiamo iniziato, noi siamo stati tra i primi nel mondo, il nostro movimento a muovere, diciamo, a diffondere il vegetarianesimo, una delle fonti principali, cioè, nel mondo sono famosi i ristoranti Govinda, Hare Krishna, specialmente gli Stati Uniti, Australia, e, no? Hanno cominciato quando al tempo non c'erano per niente ristoranti di questo tipo nelle città, però man mano che sono diffusi si è diffuso sempre di più, poi il veganesimo, al punto tale che adesso vediamo fanno tanti ristoranti vegani e vegetariani e gli stessi gestori dei ristoranti vegani magari mangiano la carne, capito? Però siccome il prodotto la gente va, allora cucinano quello, loro stessi non sono vegani, però queste cose succedono, sono abbastanza comuni, perché diciamo si tende a fare, quando c'è un po' di interesse, come dicevo, si tende a le persone un po' più materialmente ambiziose cercano di farci, no, qualche profitto, ed è per questo che ho scelto questo titolo, il vero significato dell'iniziazione spirituale. Lo dico perché anche recentemente mi hanno detto che qui a Padova, qui nella zona, ci sono persone che propongono Diksha significa iniziazione. Propongono il Diksha così, a buon mercato, facilmente, basta che paghi qualcosa, immediatamente ti danno l'iniziazione spirituale. Ma questo non è, ma nel mondo succede, allora abbiamo pensato di chiarificare un po' meglio per chi è interessato a un percorso serio di evoluzione spirituale, insomma. Chiarire un po' meglio che Diksha, l'iniziazione spirituale, è qualcosa di serio, è una trasformazione. È un cambio, no? Una trasformazione nella vita. Non è qualcosa di così facilmente, così a buon mercato, diciamo, come alle volte ci viene presentato. Allora io mi rifaccio, voi sapete, o dovremmo sapere, che tutte le scuole spirituali tradizionali, indiane, prendono dai Veda, no? Le scritture vediche sono l'autorità accettata dalle scuole autorevoli, tradizionali, millenarie, no? Che con milioni di seguaci, no? E i Veda danno delle informazioni molto,
chiare sull'iniziazione, no? Su cos'è veramente il Diksha. Vi leggo un passaggio dalla Società nel Charitamrita, testo tradotto da Bhaktivedanta Swami, nel quale, nella sua spiegazione, il verso Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capitolo 15, il verso 108, quindi 108 è il numero sacro, è molto bene, bel verso. Nel verso 108 e Prabhupada, nella spiegazione del verso, anzi vi leggo anche il verso: non c'è bisogno di sottoporsi all'iniziazione o di eseguire le attività richieste prima dell'iniziazione. Bisogna soltanto far vibrare il santo nome sulle nostre labbra. In questo modo una persona molto degradata potrà essere liberata. Allora, qui dice, questo è un altro principio ancora più elevato in un certo senso, perché l'iniziazione vuol dire l'iniziazione del canto del mantra. Quando l'iniziazione spirituale, cosa succede? Che il maestro spirituale dà il mantra al discepolo. Sapete cos'è il mantra, no? Mantra, vibrazione sonora che libera, sono vibrazioni spirituali che liberano l'individuo. La recitazione del mantra libera. E qui sta dicendo che il mantra è ancora in un certo senso più importante della liberazione, dell'iniziazione, o può agire anche senza l'iniziazione. Qui c'è questo concetto. Però poi i maestri spiegano che non è così facile, cioè recitare il mantra puramente, recitare la vibrazione sonora puramente è un percorso non così, no? Ci vuole una grande purezza di cuore, una mente molto pulita, una grande purezza, una grande evoluzione spirituale. Quindi sempre, no, oppure ci sono qualche eccezione, ma che conferma la regola normale per tutti, è che ci vuole un'iniziazione, ci vuole un'educazione. Infatti vediamo cosa significa iniziazione. Se vogliamo, il metodo normale per tutti gli esseri viventi è che la persona dovrebbe essere iniziata da un maestro spirituale autentico per poter riuscire a cantare, a recitare il mantra con successo. Si capisce? Se vogliamo avere successo nella pratica del mantra, in pratica spirituale, ci vuole la diksha, l'iniziazione. E infatti Prabhupada nella spiegazione apre la spiegazione proprio dicendo così: Srila Jiva Goswami spiega il significato di Diksha nel suo Bhatti Sandarbha. Divyam gyanam yato dhyadhyat kuryat papasya sankshayam tasmad diksheti saprokta deshika istatva kovidai. Questo era sanscrito, traduco, traduzione in italiano. Diksha è il metodo col quale si risveglia la propria conoscenza trascendentale e si vincono tutte le reazioni causate dalle attività peccaminose. Cioè il karma negativo, no? Il karma negativo che abbiamo viene vinto dall'iniziazione. Tutte le reazioni causate dalle attività peccaminose, attività immorali che abbiamo compiuto in questa vita o in vite passate. Una persona esperta, rileggo, Diksha è il metodo col quale si risveglia la propria conoscenza trascendentale e si vincono tutte le reazioni causate dalle attività peccaminose. Una persona esperta nello studio delle scritture rivelate definisce Diksha questo procedimento. Quindi Diksha è questo veramente il punto, no? È il metodo che risveglia la propria conoscenza trascendentale e distrugge le reazioni karmiche negative. Allora, un punto generale importante è da comprendere, che qualcuno direbbe, anzi molti dicono, ma io perché devo complicarmi la vita così, cercare un maestro spirituale, essere iniziato, no? Io vado direttamente da Dio, no? Medito su di Lui, no? Faccio da solo, no? Perché complicarci così la vita, no? Tutto più semplice, no? Il problema è che questo metodo così di far da sé non funziona a livello spirituale, e spieghiamo perché. Srila Prabhupada, durante una lezione sullo Srimad Bhagavatam, quindi una scrittura vedica tradizionale, autorevole, disse che servire il devoto puro è meglio che servire Krishna, Dio,
perché Krishna è Dio, è uno solo, no? Con diversi nomi, ma c'è lo stesso Dio di tutti. Nella cultura vedica dico il nome originale è Krishna, ma ci sono tanti altri nomi che sono altrettanto validi. Quindi servire il devoto puro è meglio, è migliore, scusate se non è precisa le traduzioni, che traduco dall'inglese, no? Servire il devoto puro è meglio che servire Krishna direttamente. Se il puro devoto dice ti riporterò a casa da Dio, Krishna deve adeguarsi, abide. Capite bene l'inglese qualcuno? Qualcuno è esperto nell'inglese qua? Abide come traduci? Yes to abide. Abide, yes to abide, Krishna has to abide. Cioè, dice, I'll take you, lui fa la proposta, se lo porto, se il devoto dice, il puro devoto, il maestro, il guru dice, lo porto con me, no? Ti porterò a casa da Dio, segui me. Krishna has to abide, Krishna deve adeguarsi, vuol dire, no? Krishna deve adeguarsi. In altre parole, Krishna il Supremo ama così tanto i suoi devoti puri, i suoi rappresentanti, le persone come appunto Prabhupada, persone che sono completamente dedicate al suo servizio, lui li ama così tanto che se il devoto dice guarda vieni con me, ti porto io da Dio, ti porto io a casa, no? Anche se non sarebbe ancora pronta quella persona, anche se non sarebbe stata accettata, dice Prabhupada in un'altra spiegazione, non avrebbe dovuto accettarla Dio, perché non aveva tutti i meriti, non era così puro, no? Anche se non era ancora pronto, ma siccome il suo puro devoto dice non me lo prendo io, mi prendo io cura di lui, allora Dio accetta, sto abide, deve adeguare, si adegua. Un'altra affermazione, questa è proprio una spiegazione dallo Srimad Bhagavatam direttamente, Prabhupada dice, servendo il servitore di Dio, una persona può soddisfare Dio di più che servendo direttamente il Signore. Stesso punto, no? Soddisfa Dio di più che servendolo direttamente. Il Signore è più soddisfatto quando vede che i suoi servitori sono rispettati appropriatamente. Perché tali servitori rischiano ogni cosa per il servizio del Signore. Ed è per questo che sono così cari a Lui. No? Come Gesù, no? I grandi maestri che hanno dedicato, hanno rischiato tutto, è stato crocifisso, no? Tanti altri maestri hanno dovuto passare tante difficoltà nel servizio a Dio. Dice, queste persone sono così care a Dio che lui è pronto a tutto, no? ed è più contento se noi serviamo loro piuttosto che direttamente lui. Il Signore dichiara, continua Prabhupada, dice, il Signore dichiara nella Bhagavad Gita 18:69, che nessuno è più caro di lui, di colui che rischia ogni cosa per diffondere le sue glorie. Quindi Krishna lo dice proprio nella Bhagavad Gita, colui che diffonde le mie glorie, non c'è nessuno più caro di lui. Quindi questa è la mentalità di Dio. No? Lui c'ha la sua mentalità. Noi possiamo, per noi, secondo le cose, no, secondo, come dire, le cose che ci piacciono di più, che ci danno più piacere, per noi sono le cose più importanti, giusto? Altre cose che magari non hanno quell'effetto, per noi non sono importanti. Per un'altra persona, un'altra cosa che per noi non è importante, può essere la cosa più importante. Però se siamo interessati all'evoluzione spirituale, dovremmo cercare di capire cos'è importante per Dio, è Lui il giudice finale, no? Cioè, se vogliamo ricevere il favore di una persona importante, dovremmo trovare il modo di soddisfarlo, no? Toccargli il cuore, toccargli le cose, no? Dagli, fagli un regalo, regalargli, soddisfare un suo desiderio profondo, no? Qualcosa che gli piace molto. Quindi qui lo dice Krishna stesso, che la persona suprema che parla nella Bhagavad Gita, dice nessuno mi è più caro di colui che diffonde le mie glorie. Quindi quelle persone, leggiamo, continua. Quindi lo dichiara nella Bhagavad Gita, chi rischia tutto per diffondere le mie glorie è il più caro di tutti. Prabhupada continua, servendo i servitori del Signore, gradualmente si ottengono le stesse qualità di quei servitori
E così si diventa qualificati per ascoltare le glorie del Signore. La bramosia, il desiderio di ascoltare a riguardo di Dio è la prima qualifica di un devoto eleggibile, si può dire eleggibile, adatto per entrare nel regno di Dio. Se vogliamo entrare, chi è interessato a essere liberato, a entrare nel regno di Dio, questa qualifica deve prima o poi manifestarsi, un intenso desiderio di ascoltare a riguardo di Lui, ascoltare argomenti spirituali. Quando c'è questo intenso desiderio, la persona alla fine viene elevata. Però il punto importante che interessa a noi è, servendo, chi è, come dice Prabhupada, servendo il servitore di Dio, una persona può soddisfare Dio di più che servendo direttamente il Signore. Ed è per questo che esiste l'iniziazione. L'iniziazione in tutte le tradizioni autentiche esiste proprio per questo, su questo principio. No, accettare la guida, diventare, no, accettare la guida, no, la guida di un maestro, accettare la guida di un servitore, no, di un devoto di Dio. Quindi iniziazione, abbiamo appena letto, significa quindi ricevere la conoscenza spirituale. Il vero significato è quello, non è, molte volte si tende a pensare che l'iniziazione sia la cerimonia, c'è anche una cerimonia, l'iniziazione, c'è la cerimonia che aiuta, diciamo, le persone, la cerimonia nel quale si prendono dei voti, degli impegni, ufficialmente la persona è come, no, una coppia che già sono fidanzati da molto tempo, vanno d'accordo, collaborano, però alla fine diciamo, beh, adesso possiamo anche sposarci, no? Ufficializziamo la nostra relazione. Oggi non è molto di moda sposarsi, sembra che non sia tanto, dice, ma tanto conviviamo bene insieme, no, non c'è bisogno del matrimonio, non so quanti come vanno, no? Però dicono che non ne fanno più tanti, è un po' in diminuzione, ma non è che sia buono, il matrimonio c'è, cioè, però... Comunque è un discorso da fare con calma, magari lasciamo da parte, ma l'importante, il principio da capire è che se noi prendiamo degli impegni in modo ufficiale, questo ci può aiutare a restare coerenti con i nostri impegni, con i nostri voti. Non è che sia negativo. Certo, se poi uno già c'ha nella mente l'idea che poi magari, non so neanche quanto andrò avanti, non so, magari poi mi trovo, no? Se uno pensa solo... come dire, non è disponibile a prendere con molta serietà le proprie responsabilità, magari preferisce usare un altro metodo. Però accettare dei voti ufficialmente ha la sua importanza, no? I voti degli impegni ha la sua importanza, può aiutare a mantenere. Infatti nei paesi, anche statisticamente, nei paesi dove ancora è un po'... o nei paesi o nelle famiglie, possiamo dire, o nei gruppi sociali dove viene considerato sacro il matrimonio, no? È vissuto con quello spirito, no? Viene dato importanza, si fanno grandi cerimonie importanti. Di solito sono meno casi di divorzi che non negli altri, no? Comunque, il punto è quello, comunque la cerimonia ha la sua importanza, ci deve essere una cerimonia dove viene ufficializzata, dove c'è un'iniziazione ufficiale, il maestro spirituale dà il mala, la corona, del quale il discepolo recita il mantra, e dà il nome spirituale, no? Il discepolo fa dei voti, fanno una cerimonia del fuoco, no? E questo aiuta, no, a essere più coscienti, affrontare con più coscienza questo passaggio. Ma la vera iniziazione, non c'è scritto mai nelle scritture che la vera iniziazione è una cerimonia, capito? O un cambio del nome, come dicevo qualcuno, basta e paghi qualcosa, ti cambiano, ti danno un nome spirituale, alle volte addirittura ti danno un mantra inventato, che c'è personale, solo per te. State attenti, non li vedo, c'è un mantra solo, ognuno un mantra diverso. Se mantra sono mantra validi, liberano, qual è il problema? No? Applicalo a tutti, perché? Perché fanno cose personali? Perché così capito, uno diventa un business, un affare, no? Invece il mantra, l'iniziazione
Ma la vera iniziazione, diciamo, l'iniziazione non troviamo mai nelle scritture che è la cerimonia, il cambio del nome. Non c'è, io ho fatto degli studi. Quando si parla di iniziazione si parla sempre di trasmissione della conoscenza spirituale, quindi il guru insegna la scienza spirituale, è una scienza, la scienza spirituale al discepolo, e che è seguita naturalmente da un impegno devozionale, da un impegno spirituale, è seguito naturalmente da un impegno nella spiritualità, cioè la vita comincia a cambiare, comincia a vivere in modo più puro, quando ricevi la conoscenza impari a vivere in uno spirito diverso, non più motivato dall'interesse materiale, dalla ricerca del piacere dei sensi, no? O da qualche forma di profitto materiale, cominci a vivere in modo più spirituale, vivere in uno spirito di servizio per il piacere di Dio, del maestro spirituale, degli altri esseri viventi. Cambia coscienza, c'è un cambio proprio a 360 gradi. Quindi la vera iniziazione è ricevere la conoscenza spirituale da un vero maestro e cominciare a vivere, no? A vivere in uno spirito di servizio e praticando il mantra, i processi, o impegnandosi a seguire le istruzioni del maestro spirituale, impegnarsi nel servizio al guru e alla sua missione. Quella è la vera iniziazione, cioè, o meglio dire, la sostanza dell'iniziazione. Infatti chi fa così, anche se non fosse ancora iniziato, chi comincia a praticare in questo modo, anche se non fosse formalmente iniziato, meglio dire, non fosse ancora formalmente iniziato, non fa niente. Lui ha già iniziato a progredire, non è che dice si aspetta ingenuamente che quando ci sarà il giorno dell'iniziazione ufficiale, boom, succede, no? Boom, scoppia l'estasi, no? C'è qualche particolare esperienza mistica che uno vede, no? Chissà quale la luce, gli appare Krishna, non so, o chissà quale esperienza, no. È un processo graduale di purificazione, ma nel momento in cui una persona comincia, riceve la conoscenza e cerca di applicarla, già comincia una trasformazione profonda nell'individuo. E continua, e quando c'è la cerimonia di iniziazione c'è una formalizzazione di questo, no? Cioè la relazione col guru, la relazione tra maestro spirituale e discepolo è una relazione eterna, spiegano le scritture. Maestro spirituale autentico e il discepolo autentico hanno una relazione eterna, che eterna vuol dire che anche quando lasceranno il corpo, quando questo corpo morirà, loro continueranno, si ritroveranno nel servizio eterno alla persona suprema, insieme. Però è chiamata iniziazione perché da lì si inizia, no? Si inizia veramente a praticare seriamente, no? Allora, vi leggo una interessante, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che era il maestro di Prabhupada, ci dà una spiegazione interessante, mi è piaciuta di nuovo, che spiega bene cos'è vera iniziazione. Dice, il processo di ottenere conoscenza trascendentale è detto iniziazione, lui usa queste parole, vedete che rifà come Jiva Goswami, tutti i maestri autentici dicono le stesse cose, non è che uno dice una cosa, uno un'altra, loro sono tutti d'accordo. Non c'è problema, sono in armonia, no? Dice, il processo di ottenere la conoscenza trascendentale è detto iniziazione. Dovremmo sapere che il Signore Supremo è la verità assoluta, trascendentale, e noi siamo i suoi eterni servitori. Noi non abbiamo nessun altro dovere che servire Lui. Dio, il Supremo, la verità assoluta. No? Sapere questo è la vera iniziazione. Sapere questo è la vera iniziazione. Due parole, ma sono molto pesanti nel senso impegnative, serie. Lui dice, sapere, noi non abbiamo nessun altro dovere che servire Dio. Conoscere questo fatto, no? Capire questo fatto che non abbiamo un altro dovere più importante che servire Dio, è la vera iniziazione. Sapere questo è la vera iniziazione. L'assenza di questa comprensione, invece, se non c'è questa comprensione, è detto ignoranza.
Poi continua un po' più avanti e dice: non c'è nessuna persona più adorabile per noi che il nostro guru, che il nostro maestro. Servire il guru è superiore che servire il Signore stesso, no? Servire il guru è superiore, ancora come il stesso principio di prima, è ancora meglio. Non c'è principio religioso più grande che il servizio al maestro spirituale. Poi Bhaktisiddhanta scende un momento, qui ha dato il principio elevatissimo, adesso scende giù nella sua esperienza pratica. Lui era un grande maestro, aveva migliaia di seguaci, era una persona molto importante, influente, no? Era una persona incredibile. Poi dice: però quello che succede, e questo anche magari ci troviamo anche tra coloro che stanno cercando di praticare, dice: anche se lo ascoltiamo ripetutamente, il maestro spirituale, a causa del nostro forte attaccamento al corpo e alla casa, lo dimentichiamo e pensiamo che servire i membri della nostra famiglia e noi stessi è più importante. E fa un esempio, come il bambino che si assorbe nei giochi invece che nei suoi doveri, lo studio, no? Come il bambino lo studio è più importante, se il bambino si studia poi da grande, no? Potrà farsi, no? Potrà farsi una famiglia, lavorare, crearsi un'economia, no? Potrà vivere, no? Potrà mantenere se studia, si prepara, si qualifica, poi va a lavorare e si crea il bambino. Però il bambino gli piace più giocare che studiare, giusto? Di solito così. L'altro giorno abbiamo visto qua a Giammastami la festa, c'erano tutti i bambini, non si stancano mai, ore, no? Vanno avanti ore a giocare, non, proprio sono in samadhi, sono assorti, no? Il dovere, lo studio è un dovere, no? Si fa, ma il vero divertimento, la cosa più importante è il gioco. I bambini sono così, no? Anche noi siamo stati bambini. Però Bhaktisiddhanta dice: e noi siamo come i bambini, noi che siamo adulti, ci chiamiamo adulti, e noi abbiamo lo stesso, siamo come i bambini. Bambini perché? Perché siamo molto assorti in queste cose, no? Ripetiamo, penso che ci ritroviamo tutti. Pensiamo che servire i membri della nostra famiglia e noi stessi, no? E noi stessi sia più importante. La causa qual è? Il nostro forte attaccamento al corpo, alla casa, alla famiglia, no? A causa di questo forte attaccamento che abbiamo per i nostri giochi, no? Allora pensiamo che quella sia la vera priorità della vita è quella, no? Infatti anche tante persone che si avvicinano alla spiritualità dicono: sì, adesso però ho tante cose da fare, c'ho la famiglia da sistemare, i figli, scuola, no? Devo preparare tante cose e dopo poi anch'io mi dedicherò alla vita spirituale. Questo è quello che succede di solito, ma è un po' come il bambino, dobbiamo ammetterlo, il vero guru ci dice la verità, è sincero, dice, no? Per il nostro bene, no? Dice, però dobbiamo ammetterlo che siamo un po' come i bambini, che ci piace, capire i giochi, diamo tanto tempo ai giochi, ma poco tempo ai doveri, allo studio, no? Il meno possibile. E i doveri spirituali che sono, cioè l'avanzamento spirituale è il vero fine, è il vero successo della vita, l'avanzamento spirituale, quello lo mettiamo quando ho un po' di tempo, cioè è già buono, alcuni non trovano neanche proprio, non danno proprio niente interesse, dico quelli che lo trovano sono già più fortunati a trovare un po' di tempo, ma la vera iniziazione vuol dire quello, se, in altre parole, chi è interessato all'iniziazione spirituale dovrebbe capire quali sono le vere priorità nella vita. O messo in un altro modo, chi comprende che la priorità della mia vita è la realizzazione spirituale, l'avanzamento spirituale, perché quello sistema anche tutte le altre cose, tra l'altro, poi comunque se volete ne possiamo parlare, se io chiudo presto, per stare nei tempi, e sentiamo voi cosa ne pensate. Invece, quando una persona arriva a comprendere che la mia priorità è l'avanzamento spirituale, allora è effettivamente pronto, o potrebbe essere pronto per l'iniziazione spirituale. Altrimenti prendiamoci il tempo che serve, cioè ognuno deve fare le sue scelte onestamente. Nella vita spirituale non c'è spazio per l'ipocrisia, nella vera vita spirituale. L'ipocrisia distrugge, no? Distrugge cercare di...
di, come dire, mostrarci di più di quello che siamo, non è favorevole, no? È un grande ostacolo alla nostra evoluzione spirituale. Certo, non è neanche facile essere così onesti e trasparenti, ammettere facilmente, no, le nostre lacune, carenze, debolezze, non è così facile, ma è un lavoro che va fatto. Non è così facile perché la cultura, perché la società oggi ci condiziona molto, è una società molto di facciata, molto esteriore, no? Tutti vogliono far vedere, no? Che sono grandi, importanti, famosi. Non ho tempo, non ho tempo, io ho molte cose da fare, ho tanti, tanti contatti, uno, no? Tutti vogliono far vedere che sono importanti, ricercati, apprezzati, no? È una società così che ci mette, come dire, appunto, ci educa a coltivare l'esteriorità, la forma invece che la sostanza, no? E invece un maestro spirituale autentico, a questo, se volete dire, ingrato servizio, a questo ingrato servizio, una volta il mio maestro spirituale mi ha detto che c'era un giovane che appunto era partito, sembrava che fosse arrivato chissà chi, un avatar, no? Si mostrava molto intraprendente, desideroso, molto saggio, no? Però lui, che è un maestro esperto, ha visto subito che era un ragazzo un po' ambizioso, diciamo, no? Allora lo ha incontrato e in poche parole gli ha distrutto l'ego, diciamo, gli ha distrutto le sue, cioè ha esposto i suoi comportamenti, con dire, contraddittori. Esteriormente è molto un grande devoto, però poi nella sua vita personale vera aveva ancora tante debolezze, no? E allora lui una volta poi dopo ha detto, purtroppo, dice, mi ha detto a me una volta, poi dopo aver parlato con questo ragazzo, ha detto, il dovere maestro spirituale è di rendere onesti i discepoli, no? Farli diventare onesti, no? Non è un servizio facile perché siamo molto, come ho detto, guardiamo molto la facciata, però qui bisogna andare verso la vera sostanza. E se sostanza ce n'è poca, come io mi sento per esempio nella mia vita, che di sostanza ce ne ho poca, tuttavia, se noi riusciamo a ammetterlo, se riusciamo a riconoscere onestamente le nostre debolezze davanti a un maestro spirituale autentico e chiediamo e ci rendiamo disponibili a accettare i buoni consigli, la guida che ci dà, poi c'è veramente un grande progresso, una grande evoluzione. E lo sentiamo. Lo sentiamo, quando si segue un vero maestro la vita migliora, sentiamo che diventiamo più forti, più equilibrati, no? Le cose diventano più chiare. La vita migliora e naturalmente si diventa anche più umili perché si vedono anche meglio tutte le impurità che abbiamo nel cuore, le nostre mancanze vengono esposte anche insieme in questo processo, ma ci vuole, non ci vuole, no? È necessario per l'evoluzione spirituale. Bene, vedo che, scusate, abbiamo iniziato un po' tardi, però per una ragione o per l'altra. Adesso io avevo altri punti, ma lascerei a questo punto. Mi fermo qua e sentiamo voi se avete qualche riflessione o commento a questo, a quello che abbiamo discusso. Onestamente, per cortesia, puoi tu girare il microfono? Perché non è per noi. Perché stiamo registrando, perché ci sono, alle volte sono 200-300 persone che ascoltano poi dopo le lezioni. Le mettiamo in YouTube, no? Sì, allora volevo chiedere, dicevi che è importante affidarsi a un devoto, a un guru. Adesso tutti i devoti sono qualificati, sono persone di cui ci si può fidare completamente? Bella domanda, grazie. Bel punto, grazie. Sì, appoggia pure dopo dagli Zoran, poi c'è qualcun altro. Magari potessimo tutti dire che tutti sono così, tutti i devoti. Uno viene qua, entra dalla porta. Non davanti alla cassa. Sì. Tutti quelli che incontra qua sono tutti persone degne da accettare come maestro spirituale. Magari ce ne fossero anche così tanti, no? Che chiunque. Esatto, bravo, bisogna fare una scelta. Infatti, diciamo così,
Nelle scritture troviamo le informazioni di come deve essere un vero discepolo, perché sono due cose, no? Vero discepolo e anche come deve essere un vero guru. Quali sono le caratteristiche del guru? Ci sono Prabhupada nei suoi libri proprio spende molto, no? Scrive molte parti, in diverse parti tratta questo argomento. È importante capire chi sono le qualifiche, le caratteristiche di un maestro autentico e anche, anche quelle del discepolo, no? Perché anche noi dobbiamo sapere, anche noi, perché spesso le persone, no? Pensano solo, poi il guru fa tutto lui. La maggioranza la fa lui, è vero, la maggioranza la fa lui, ma c'è un buon impegno da parte nostra, dobbiamo impegnarci bene, aprirci, essere disponibili, umiltà, servizio, porre domande, queste cose è la nostra parte, questo è dove lo scrive, Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, vicino a un maestro spirituale autentico, poni le domande con sottomissione, offri del servizio, capito? Questa è la nostra parte, imparare a servire senza aspettative materiali, no? Quella ci deve essere per essere dei buoni discepoli. Se non c'è quella parte lì, anche se, anche se incontrassimo un grande guru, non capiamo, ma chi è questo? Magari non c'è neanche tanto simpatico, magari. Magari è un grande guru, capito? Magari è una persona molto qualificata, però noi abbiamo tutto il nostro paradigma di vita. Quella parte nostra. La parte del guru, come facciamo a vedere il guru? Ci sono tante caratteristiche del guru. Comunque, principalmente, Shrotriyam Brahmanishtam, dicono i Veda. Shrotriyam vuol dire che è ascoltato da un guru autentico, che non si è inventato. Lui è stato, diciamo, confermato maestro spirituale da altri guru autentici. Nella Guru Parampara, nella successione dei maestri. Una persona che si inventa da solo, che dice, ma è diventato guru, magari sì, ha delle realizzazioni, non diciamo, non c'è bianco e nero, non c'è, no, solo bianco e nero, ci sono tante no, tinte, tonalità in mezzo, però diciamo una persona da solo senza collegarsi con associazioni di maestri non può arrivare a una realizzazione completa, può comprendere delle cose, può essere una persona che può insegnarci delle cose, chiunque ha un po' di conoscenza ci può insegnare, no, in qualcosa. L'insegnante a scuola, il papà, la mamma, un po' di conoscenze si possono dare tutti, ma stiamo parlando chi può liberarci definitivamente dall'incatenamento, dai condizionamenti materiali, quello ci vuole un vero guru, no? Un'anima liberata. Allora lì dobbiamo vedere che deve essere all'interno di una successione di maestri autentici, Brahmanishtam, e inoltre deve vivere, la sua vita deve essere coerente con gli insegnamenti delle scritture, quindi deve dimostrare col suo esempio che lui vive in modo spirituale, non è una persona che, capito, che è dedicata alla vita sessuale illecita, finisco il gioco d'azzardo, l'intossicazione, no? Capito, affari, no? Capito? Deve essere una persona che vive puramente, no? E che deve anche conoscere bene la scienza spirituale. Che Krishna Tattuvetta sei guroi, se conosce bene la scienza spirituale, sa risolvere tutti i dubbi, tutti i diversi dubbi, tutte domande, dubbi, perplessità del discepolo, deve dare una conoscenza solida, conclusiva, no? Quindi deve avere tutte queste caratteristiche, noi dobbiamo vedere se vogliamo accettarlo come guida, poi questo non toglie il fatto che noi incontriamo altre persone che magari non le hanno ancora tutte, e qui ne trovate tante, no? Capito? Che non hanno mai ancora tutti, però magari che stanno sinceramente cercando di praticare, che sono comunque ci possono dare comunque sicuramente dei buoni consigli anche loro. Però, diciamo, dovremmo cercare poi essere per fare consigli va bene, poi dopo bisogna vedere se noi siamo capaci, pronti a metterli in pratica. Se abbiamo questa disponibilità. Se abbiamo questa disponibilità dovremmo stare attenti anche noi a scegliere bene, no? Scegliere bene, quindi capire anche come ho detto. Per quello che è importante fare le cose in modo consapevole, studiare bene, discutere come stiamo facendo adesso il vero significato, oppure come altre volte capire chi è il vero guru, il maestro autentico.
quali sono le caratteristiche del discepolo. Queste sono importanti, vedere anche, ma sono sicuro, mi interessa davvero o devo fare tante altre esperienze? Io la prima volta che ho sentito che mi hanno presentato questa conoscenza avevo un misto di attrazione e anche un po' di paura. Tu questo qui mi... No, è impegnativo. Impegnativo. Infatti gli ho detto, no, bene, guarda, prima voglio farmi un viaggio, vado a fare un viaggio in Marocco, poi vado in India, no? Vado a fare un viaggio e poi ci penso, grazie molte che me l'avete detto. E mi sono fatto un po' di viaggi ancora, di esperienze. Però alla fine ho capito che avevano ragione. Allora mi sono tornato sui miei passi. Comunque dico, voglio dire, ognuno di noi deve fare le scelte in modo consapevole, no? Cioè, prendi il microfono per cortesia, scusa. Più che altro per così quando sentono. Ho sentito anche una teoria che ognuno deve scegliersi il suo maestro, no? E viceversa anche. Cioè ci deve essere un feeling, ci deve essere un... Non è che uno sceglie il primo che gli capita, no? Grazie, grazie. Buon punto anche questo, certo. Infatti io ti ho detto, appunto, uno deve fare le cose in modo consapevole. Dobbiamo scegliere noi, non è che c'è solo un guru che dobbiamo prendere tutti da quello. Nel nostro movimento ci sono forse... Poi, a parte guru, sono anche... Un altro punto importante da capire che c'è il guru... Il guru ha un carattere, ha una personalità... Sì. Uno si sceglie... Attenzione però che il carattere e la personalità non è la cosa più importante. Non è la cosa più importante. Il carattere, sì, deve, una persona di carattere si intende, come ho detto prima, che vive, che è una persona coerente. Però voglio dire, ci deve essere un feeling, non è che... È grazie, così. Ho capito, sì. Sì, sì, grazie. Ci deve essere il feeling. Il feeling c'è, bisogna stare attenti ai feeling, no? Il feeling bisogna stare attenti. Alle volte può succedere che abbiamo un feeling per qualcuno perché per qualche ragione è carismatico, è simpatico. All'inizio c'è il feeling e dopo, non so se è capitato qualche volta, bisogna stare attenti al feeling. Il feeling, le scritture vediche danno il consiglio che i sentimenti devono essere guidati anche dalla conoscenza, o sostenuti, possiamo dire, da una conoscenza spirituale. Per quello quando si parla delle caratteristiche di un vero maestro, non è che c'è scritto, beh, che è uno che ti è simpatico, no? Ha una bella energia, no? Boh, qualcosa. Non si parla tanto di fini quanto di qualifiche vere della sua vita. Lui è coerente, è una persona che vive in un certo modo, vive puramente, è stato educato da un maestro autentico. Più quegli aspetti che sono più verificabili. I feeling sono spesso un po' vaghi, un po' è facile sbagliare perché noi siamo condizionati, noi teniamo a vedere, capito? Delle volte uno sceglie un guru perché, non so, perché è simpatico, lo fa ridere, o perché, non so, canta bene, no? O è un bell'uomo, capito? Alle volte le ragazze trovano, succedono queste cose, no? Ma... Va bene, no? Ci possono essere anche quelle cose, ma l'importante è che sia la sostanza, che vediamo che abbia veramente le qualifiche. Che deve essere anche accettato dalle persone che hanno esperienza, no? Se no poi è facile trovarsi delusi. Quindi, ok, direi... Poi è chiaro che quando una persona... trova la persona giusta, poi il feeling, ma il feeling aumenta anche, non è che diminuisce. Quando le relazioni spirituali sono diverse da quelle materiali, le relazioni materiali, la parte iniziale è la più bella, tutto bello, ci vogliamo bene, molto feeling, ma poi dopo scopri che sono altri aspetti, altre debolezze che all'inizio non avevi visto, e poi spesso c'è la separazione, o comunque almeno il sentimento diminuisce, ci si tollera un po', come no. Quelli che sono sposati da un po' di anni le sanno queste cose. All'inizio c'era molto feeling, dopo un po' di meno con la compagna, e dopo magari se va bene già abbiamo trovato un certo equilibrio, ma non c'è più lo stesso. Invece a livello spirituale è il contrario. Se trovi un vero guru, e se noi siamo veri discepoli,
il tuo amore per il guru aumenta sempre di più, come l'amore per Dio, l'amore per Krishna aumenta sempre di più, capito? È sempre più profondo e forte, no? Con dei sentimenti superiori a quelli che puoi avere. No, grazie, un punto importante. Qualche altro punto? Abbiamo ancora 5 minuti, se volete, Massimo. Soddisfatto? Sì, sì. Grazie. Poi stavo dicendo un punto che poi... quando parliamo di guru, ci sono due tipi di guru. C'è il guru iniziatore e il guru istruttore. Ci sono quelli che iniziano di solito... Nella comunità o nelle comunità spirituali, quelli iniziatori sono più, li chiamano guru, che è vero, no, iniziano anche e sono già anche istruttori naturalmente per i loro discepoli, però il guru iniziatore nella tradizione c'è e non è diverso, qui Prabhupada addirittura, Chaitanya Charitamrita, infatti è buono che è venuto fuori, dice non c'è differenza fra il Shelter Giving Supreme Lord, tra il Signore Supremo che dà il rifugio e i maestri spirituali, iniziatori e istruttori. Cioè in realtà il maestro spirituale rappresenta Krishna, in questo senso non c'è differenza, lo rappresenta. I maestri spirituali sono istruttori e iniziatori. Se una persona scioccamente discrimina fra loro, fra il guru iniziatore e quello istruttore, commette un'offesa nella pratica del servizio devozionale, del Bhakti Yoga. Nella pratica spirituale, si discrimina, no? Uno all'altro, no? È un'offesa. È la stessa cosa, il guru istruttore, una persona può anche non iniziare, ma se è qualificato per istruire e se noi con fede, no, accettiamo guida e consigli, avanziamo. Quindi anche nella comunità dei devoti abbiamo appunto queste figure, no, che ci aiutano. Vorrei che tu spiegassi anche le caratteristiche del discepolo, ovvero sia che cosa deve fare il discepolo per essere accettato dal maestro spirituale. Sì, prima ho accennato qualcosa, no? Krishna la Bhagavad Gita dice, no? Tadidhi pranipatina pari prasnena sivaya. Deve avere attitudine al servizio, deve essere, no? Deve essere disponibile, no? A impegnarsi praticamente, no? Quando Bhaktisiddhanta, il maestro Prabhupada, quando arrivava qualcuno nell'ashram a visitare, dice ma io sono interessato, voglio essere iniziato, voglio fare, voglio, no? Iniziare una vita spirituale, Bhaktisiddhanta subito lo mandava a lavare le pentole, o i bagni e le pentole. Ma come, io sono un grande dottore, no? Un insegnante, come, cosa mi fai fare, no? Ci sono storie belle di Bhaktisiddhanta, c'era una volta addirittura il rettore di una scuola, forse l'università di Benares, una persona che era una persona molto importante nella società, no? Aveva, no, il presidente di una grossa scuola, è andato lì, Bhaktisiddhanta l'ha fatto aspettare, perché era impegnato in altre cose. Intanto il discepolo gli ha detto a questo rettore, a questo professore importante, dacci una mano, stiamo facendo servizio alla divinità, dacci una mano a fare le pulizie qua. Però questo guru, materialmente era un guru materiale, no? I professori universitari sono i guru, no? per i giovani. Ha detto, è stato così bravo, era sincero, ha detto sì va bene, vi do una mano. E si è messo lì a lavare... No, i piatti delle divinità, no? Sì, fare il servizio, diciamo, alla sacrestia, come la sacrestia abbiamo servizio alla divinità. E lui aveva detto, era arrivato, quando è arrivato aveva detto io ho delle domande importanti da fargli a Bhaktisiddhanta, no? al grande guru, no? Ha domande importanti da fargli, va bene, intanto dacci una mano. Insomma, sono andati avanti di tipo un'ora e mezza a fare servizio così. Poi alla fine è arrivato Bhaktisiddhanta, l'ha visto lì, ha detto, allora come va? Mi hanno detto che sei arrivato, mi hanno detto che hai delle domande da farmi. E il professore gli ha detto, beh guarda, devo dirti la verità, stando qui con i ragazzi qua, impegnandomi nel servizio, mi sono già arrivate le risposte. Ha detto, mi sono già... E Bhaktisiddhanta si è messo a ridere, era molto contento, ha detto, bravo, ha detto... Infatti i Veda dicono Sevam Mukhe Jivadao Svanyam Eva Spuratyada, vuol dire che se tu metti i tuoi sensi al servizio di Dio, la verità ti viene rivelata la conoscenza dall'interno. Bella questa. Così
se vogliamo diventare discepoli bisogna diventare, imparare a servire, mettersi a disposizione, collaborare con i servizi, aiutare gli altri, servire il prossimo, no? Come stiamo cercando di fare in questa nostra comunità, no? Vedi, noi viviamo tutto del volontariato, qui non c'è nessuno pagato, non c'è nessuno, tutti lavoriamo in volontariato. Miracolosamente l'altro giorno, in 2 giorni abbiamo avuto quasi 500 ospiti, abbiamo avuto, no? La festa di Gianmastro più di 300, ieri altri 150, sono arrivati un sacco di persone. Miracolosamente siamo riusciti a servirli, ma è proprio la collaborazione di tutti quanti. E questo spirito un po' che ha dato Srila Prabhupada col suo esempio, no? Prabhupada era instancabilmente impegnato al servizio di tutti, no? Così questo è un punto importante, no? Per essere discepoli bisogna imparare l'arte di servire senza aspettativa. E poi le altre caratteristiche del discepolo: fa domande con umiltà, non in spirito di sfida, vuole conoscere, vuole capire, non vuole sfidare, far vedere che sa di più. Può anche fare così, ma il guru in un minuto lo mette subito, no? Oppure alle volte il guru, quando vede una persona troppo arrogante, orgogliosa, dice va bene, grazie della tua opinione, e va avanti col suo servizio, no? E lo lascia nel suo brodo, diciamo, no? Quindi il discepolo deve essere umile, porre domande, no? Con sottomissione, spirito di servizio. Altre caratteristiche che troviamo nei Veda è che è interessato a qualcosa di spirituale. Un vero discepolo non cerca di migliorare la sua gratificazione dei sensi, il godimento materiale, si avvicina al guru con lo scopo di conoscere Dio, di conoscere qualcosa di più elevato, di andare oltre la materia, no? Qualcosa di superiore, di spirituale, non cerca benefici materiali, cioè mosso da, e quindi gli piace ascoltare, fa domande che riguardano cose spirituali. E il guru è contento, rispondegli, si prende cura di lui, lo aiuta. Se invece ha altri interessi, il guru gli dice, beh, allora vai dallo psicologo, vai dal dottore, vai dal medico, vai dall'insegnante, non andare dal guru per queste cose. Altre caratteristiche, queste sono essenziali, direi, mi vengono in mente. Fiorenzo c'ha le caratteristiche. Vedi, lui c'ha... Per molti anni ci ha pensato bene, adesso ha deciso di fare il passo dell'iniziazione anche ufficiale, recentemente. Bene, se avete qualche ultimo punto, se no possiamo andare insieme a cantare il mantra insieme nel tempio, e poi c'è la cena per tutti. Bene? Grazie molte. Jai, Srila Prabhupada ki, jai. Grazie per la pazienza e l'attenzione.